Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale della ASL di Teramo punta tutto sull'informazione delle nuove sostanze psicoattive che stanno via via sempre più prendendo piede nella nostra realtà e lo ha fatto tramite il convegno formativo denominato Le nuove sostanze psicoattive è tempo di chiudere le porte della percezione, un modo per esporre esperienze e conoscenze di ricercatori di spicco provenienti dall'Università di Chieti Pescara, L'Aquila e Foggia relativa al mondo delle nuove droghe. Non solo è un mondo che si sta espandendo col passare del tempo, ma è un mondo che si sta arricchendo di tante di quelle nuove sostanze che non si riesce quasi a star dietro. Esistono censite più di 1500 sostanze stupefacenti e ogni giorno se ne aggiungono di nuove, perché basta farsi un laboratorio a casa, modificare la composizione chimica di una sostanza e se ne ottiene un'altra da un effetto magari ancora maggiore e ancora più pericoloso da un punto di vista degli effetti avversi. Quindi il convegno mira soprattutto a cercare di fare luce su questo fenomeno, perché molto spesso il consumatore stesso non sa quello che si prende, perché magari c'è un consumatore che si prende una pasticca di ecstasy convinto che sia ecstasy, che già di per sé fa male, ma all'interno di quella pasticca ci potrebbe essere qualunque cosa, qualunque altra nuova sostanza che può fare addirittura peggio, e anche per l'operatore della salute mentale, l'operatore che ha a che fare con queste problematiche, che spesso non conosce quali sono le nuove sostanze stupefacenti e che tipo di effetti sia a breve che a lungo termine esse possano provocare. In provincia di Teramo c'è una situazione piuttosto allarmante. Teramo è diventata un crocevia dello spaccio che va perché è una sorta di intersezione tra Roma e Pescara. Quindi il bello dell'apertura del traforo è stato quello di migliorare i collegamenti tra Roma e Pescara. Il brutto è che la droga adesso, che anche le nuove sostanze che prima erano disponibili nelle piazze più grandi, quindi Pescara tramite la costa e Roma tramite la parte laterale, adesso arrivano a Teramo come una sorta di stazione intermedia, Teramo ma anche L'Aquila, come una sorta di stazione intermedia, e tutto quello che noi vediamo adesso in psichiatria, il 90% dei casi di agitazione che arrivano al pronto soccorso, di allucinazioni, di psicosi, sono molto probabilmente dovuti all'utilizzo di una o più sostanze stupefacenti.